ragazzi, devo bardare tantissimo. Ora è la partita dove bisogna bardare. Nelle Bed Wars, se non bardi, non sei nessuno. Cioè, la cosa più importante è bardare. Bardare è assolutamente la cosa più importante. Quindi prendiamo subito il legno, bardiamo tantissimo. Perché dobbiamo fare la bardatura, che nessuno pensa a una cosa del genere. Mamma mia, che bardatura che faccio. Ragazzi, altro legno e ovviamente è... Rascia, ma rasciare subito non conta niente, cioè è inutile, tu devi bardare, inizi la partita, bardi, non rasci, se rasci rovini il gioco a un'altra persona, tu devi pensare a questo, io adesso sto bardando, non so se si è capita sta cosa, ma sto bardando, penso che non l'avevate ancora capito. Altra Endstone e stavolta si barda proprio tanto, ma tanto, Endstone a manetta ovunque, guardate qua. Quanta end sto classici nabbetti. Guardate io come sto bardando. Io non verrò mai superato da nessuno in bard per bardare. Guardate qui quanto sono forte. Adesso facciamo la bardatura suprema, perché noi non ci accontentiamo. Noi mica ci accontentiamo di sta robetta così, cioè nel senso, senta di ste cose inguardabili qua. Mettiamo anche sandstone, perché la sandstone veramente è qualcosa di troppo protettivo. Guardate qua, ecco, adesso sto guardando ancora qua giù e adesso qua col legno ci do anche di qua, ma sì, tanto noi vinciamo questa partita, è ovvio che si vince. Ragazzi, questa partita io devo andare al centro, sono una persona che va sempre al centro perché gli smeraldi sono la cosa più importante. La bardatura chi se ne frega, quel letto tanto non ce lo distruggono se non è bardato. Ragazzi, dobbiamo assolutamente andare al centro, la cosa più importante. Se non vai al centro subito hai perso, è semplice, hai proprio perso, hai completamente missato tutto se non vai al centro. Ragazzi, siamo al centro, 6 smeraldi, armatura in diamante, subito, senza esitazioni, subitissimo, sperando, ecco, guarda, là c'è già un player, c'è già un player, c'è già un player, c'è già un player, non la so usare sta tex. Ah! Ok, mezzo cuore, GG. Comunque, raga, smeraldi subito, instant smerald. Gli smeraldi sono veramente troppo importanti. Il centro è assolutamente importantissimo. Se non vai al centro hai perso, se non vai al centro hai perso. No, c'è un player che ha ucciso e ho probabilmente perso la roba. Yeah! Ok ragazzi, siamo in partita. Allora, guardate l'oro, guarda com'è bello l'oro, mamma mia l'oro com'è bello. Ma visto che sta battuta fa molto di moda oggi perché è molto bella, ma l'oro è di loro, è l'oro o l'oro, non ricordo raga, non lo so. Allora vediamo qua i nostri vicini, nessuno è andato dai diamanti, ma tanto per me sono inutili i diamanti. I diamanti sono inutili, per me è meglio andare al centro prima. Ok raga, io penso di aver capito, perché io sono un bombero e guardate, io vi faccio, io capisco, so che voi non sapete, no, ho creato questo, cosa fa, non lo capisco, non lo capisco, non lo capisco, perché ho due spade, raga, non capisco niente. Vabbè, allora direi di usare la lana, che è bella la lana, tipo così, ecco così. Così, ok. Ora abbiamo bardato bene, non ci rushano. E allora è andato a rushare una tortina. Ah, eccolo, ciao bombero, ciao bombero. Così, la sandstone è così. Ecco, no, no raga, sono caduto. Avevo tutto, no. Ragazzi, questa partita io so perfettamente che non devo fare niente, devo semplicemente farmi forte a casa, poi se mi vengono a rushare chi se ne frega, tanto noi ci facciamo forti e killiamo tutti. Le isole sono anche molto distanti una dall'altra, non dobbiamo assolutamente bardare perché lo fanno i nabbi, bardare, bardano solo i nabbi,
magari partiamo più tardi, ma ora dobbiamo pensare a farci forti. Quindi se Minecraft, anzi se Hypixel permette, ecco, grazie. Hypixel spada in diamante e a sto punto aspetto Nonni, aspetto gli altri. Facciamo lo Stone Pickaxe, perché lo Stone Pickaxe è qualcosa di troppo forte. Guarda quello là come barda. Ah, c'ha il creeper come sciocche nabbo. Quello là quanto può essere stupido. Sta bardando come un cavallo. Ora ci facciamo subito la natura in iron. E l'arco non lo posso fare più. Le pozioni manco. Non c'è tanto da fare, ma direi di farmi un ice fish dopo. O qualcosa del genere, perché ho assolutamente bisogno di aiutanti. Quindi ice fish alla mano e boom. Ecco, ciao piccolo ice fish. Sei felice di vedermi? Perché salti? Guardate, questo qua non capisco cosa vuole fare. Ah, sta venendo da noi, attenzione, viene da noi il ragazzo. Viene da noi, mettiamo tutto nella Ender Chest perché... Ecco. Ragazzi, dobbiamo stare attenti, questo per me sa giocare. Guarda lui con l'F5, guarda lui con l'F5. No, oddio, se l'avevo messo, se l'avevo mandato nella base, mamma mia. Prendiamo i diamanti e torniamocene a casa. È un player nabo, ragazzi, voi non so se riuscite a capire, ma quelli sono i classici player che non sanno vincere una partita. Io, ragazzi, non so come si fa così male. Il mondo sta degenerando. Guardate questo qua che ci prova a venire. Ci prova, ragazzi, ci prova, ci prova, ci prova, ci prova, attenzione. Ci prova. Ah, adesso sei forte, mi hai lanciato giù, e beh. Madonna mia, quanto si può essere stupidi, ragazzi. Ragazzi, questa partita è da vincere subito contro gli altri ragazzi, subito contro la Kia. Quale sarà la nostra prima preda? Il blu è subito da strachillare, perché red versus blu è qualcosa di epico. E quindi ragazzi, ora si va pesanti. Adesso abbiamo tutti i blocchi a nostra disposizione. Ben 48 blocchi per uccidere questo bellissimo player. Sta bardando, attenzione. Dobbiamo andare subito da lui. Andare subito. Hanno spawnato, io l'ho ucciso. Letto stradistrutto, mamma mia. Quanto siamo pro. Andiamo dal Grey, che mi sembra anche stupido e ha guardato molto peggio a confronto l'altro. Buono sapersi. Ah, attenzione, è lui quello che rascia stavolta. È lui quello che ci prova con me. È lui. Bardiamo molto velocemente, in una maniera triste, ma molto triste. E poi andare sopra di lui, distruggerlo male. E prendiamo anche le sue bellissime risorse che si è guadagnato con tanta fatica. No, 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 no. Attenzione, attenzione, si scatena l'atrio, si scatena l'atrio, si scatena l'atrio. Che poi cos'è l'atrio? Lui è sharpness, attenzione, ha F5 probabilmente. Ah, vuole fare letto il ragazzo, letto per letto, ma con me non fai letto per letto. Ah, non hai blocchi, non può saltare. Ah, stupido pirla. E ragazzi, un'altra partita è finita. Mamma mia, chi sono? Ragazzi, il video è finito, spero vi sia piaciuto. I 5 player tipici che si possono incontrare in una Bedwars sono questi qua. Faccio la intro nell'ultima partita dove, mamma mia, quanto siamo stati bravi. Abbiamo stradistrutto due team senza perdere manco una volta. Ragazzi, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare like se non avete fatto iscrivervi al canale e commentare. Ci vediamo al prossimo video da Enderwing, è tutto. Bella!